Ciao ragazzi e benvenuti al nostro Cookies Family Vlog. Ciao. Come ormai sapete, il nostro piccolo tornato è con noi da quasi 3 settimane e molti amici ci hanno chiesto qualche consiglio su come prepararsi al meglio all'arrivo di un cucciolo. E quindi abbiamo deciso di stilare un elenco delle 20 cose che noi reputiamo indispensabili per accogliere al meglio un cucciolo in casa. Più qualche oggettino bonus che può sempre tornare utile. Esatto. Per nostra scelta e comodità abbiamo comprato quasi tutti i prodotti su Amazon, per cui vi lasceremo i link in descrizione qualora vogliate darci un occhio. Prima di iniziare però vi ricordo che potete iscrivervi al nostro canale su YouTube per vedere tutti i contenuti che pubblicheremo con Cooper, ma seguiteci anche su Instagram e su Facebook perché lì l'aggiorniamo anche con piccole avventure quotidiane. Ok, finite le comunicazioni di servizio, vi lasciamo alla sigla! Numero 1. Ciotole per acqua e pappa rialzate. Dopo un po' di ricerche noi abbiamo optato per un modello rialzato, questo perché Cooper è facilitato nella deglutizione degli alimenti e gli possiamo anche garantire massimo comfort nel momento più bello della sua giornata, e cioè la pappa. Esistono molti modelli in circolazione, noi abbiamo scelto questo qui in legno di bambù che contiene 4 ciotole in acciaio inox per cani di taglia media, intercambiabili e lavabili lavastoviglie per una maggiore igiene. Oltre che bello esteticamente, è davvero molto molto comodo e sotto ha dei gommini che lo mantengono ben saldo al pavimento. A Cooper piace davvero tanto, per cui se volete anche un oggetto di design in casa, questo prodotto è davvero top, consigliatissimo. Numero 2. Traversine. Siamo realisti, è impossibile farne a meno, soprattutto nel primo mese e mezzo dopo l'arrivo del cucciolo, in quanto deve ancora completare il ciclo dei vaccini e non può frequentare le tipiche recani del quartiere. Le traversine sono un ottimo piano B per insegnare al cucciolo a non sporcare ovunque in casa se si è impossibilitati a uscire ogni 2 ore, notti comprese. Noi abbiamo optato per un modello 60x60 con un carbone attivo, che effettivamente trattiene in maniera efficace gli odori e garantisce un rapido assorbimento. La collochiamo tipicamente nella nostra living room, vicino alla sua area giochi e vicino alla porta d'uscita, e gliela indichiamo più volte durante il giorno per ricordargli che è lì. La cambiamo giornalmente o comunque quando è troppo bagnata, perché altrimenti il cucciolo tende a evitarla. Durante i cambi suggeriamo di strofinare la nuova con la vecchia prima di buttarla per trasmetterne l'odore. Numero 3. Porta traversine. Diciamo la verità, questa l'abbiamo comprata pensando fosse un di più, ma dobbiamo ammettere che è stata una scoperta davvero eccezionale. Primo perché disincentiva il cucciolo a mangiare la traversina, che in questa prima fase di vita mangia qualunque cosa. Secondo perché è rigida, quindi si può trasportare facilmente in diverse parti della casa. E infine perché delimita molto bene l'area da centrare, in questo modo evita che la pipì esca dai bordi oppure che trapassi la traversina. Ultima chicca, abbinata alla traversina con carbone attivi, che è grigia, si intona bene con la cornice bianca, il che anche visivamente non è poi tanto male. Ma che bravo che sei! Numero 4. I rotoloni di carta. Ragazzi, vi serviranno come l'aria. Primo perché il cucciolo inevitabilmente farà delle pipì per terra, e secondo perché sebbene la faccia sulla traversina, in qualche modo le zampette dentro prima o poi ce le mette, con il risultato che sporcherà sicuramente per terra. La carta può aiutare ad assorbire il liquido, ma ovviamente dopo va lavato con un detersivo specifico per pavimenti e un mocio sempre a portata di mano. Numero 5. Detersivo specifico per i pavimenti. In commercio esistono molti prodotti specifici per i pappis, tutti tendenzialmente delicati e inodore. Noi abbiamo provato questo prodotto qui che si chiama Bioform, che è un detergente igienizzante che non necessita di sciacquo e devo dire che ci trova molto bene. Elimina tutti i cattivi odori e la pulizia è veramente efficace. Tra l'altro costa quanto un normalissimo detersivo, per cui sicuramente consigliato. Numero 6. La cuccia. Abbiamo analizzato tanti modelli e alla fine abbiamo optato per un materassino in memory taglia L, sfoderabile e impermeabile, comodo anche per quando arriverà a dimensione da adulto. Cooper lo usa per lo più per giocarci e per i pisolini pomeridiani, ma da qualche giorno lo usa anche la notte alternandolo al pavimento, che tende comunque a preferire. Ecco, un consiglio lo possiamo dare, è meglio metterlo sempre vicino al muro o a un mobile in modo che possa appoggiarsi. Numero 7. La copertina. Una cosa che ci è tornata molto utile è stata quella di comprare delle copertine, di cui una l'abbiamo portata all'allevamento ed è stata strofinata sulla sua mamma in modo che prendesse tutto il suo odore. La prima notte in casa l'abbiamo messa nel kennel, in realtà le prime notti, e in questo modo il distacco è stato molto meno traumatico per il cucciolo e il risultato è quello che si è ambientato molto più velocemente. Numero 8. Il kennel o trasportino.
Inizialmente eravamo indecisi se prenderlo o meno, ma dopo tanto studio e riflessioni abbiamo deciso di prenderne due. Un recintino che teniamo in living room da 90x90, molto carino, che è praticamente diventato una vera e propria area giochi per lui. E un trasportino 76x55 che al momento abbiamo messo in camera, usato prevalentemente di notte e ogni tanto di giorno quando vuole starsene un po' in disparte. Sappiamo che ci sono pareri contrastanti sull'uso del kennel, molti allevatori ed educatori cinofili lo consigliano vivamente per prevenire problemi comportamentali futuri, in tanti invece lo sconsigliano. Noi crediamo che la verità stia nel mezzo e che, se usato responsabilmente, il kennel sia uno strumento utile per l'educazione del cucciolo, per cui al momento ne consigliamo l'acquisto. Numero 9, il collarino. Noi abbiamo commesso l'errore di comprare fin da subito un collare abbastanza robusto in pelle, seppur taglia S si è dimostrato un po' pesante per il cucciolo. Infatti da subito ne abbiamo comprato uno sottile e leggero di stoffa per metterci la medaglietta, anche perché noi poi diciamo guinzaglio che non necessita di agganciarsi al collare. Quando crescerà sicuramente lo sostituiremo, ma per quello che costa vale la pena andare per gradi. Numero 10, la medaglietta. La medaglietta è un accessorio che a nostro parere non deve mancare. Noi ci abbiamo scritto su un lato il nome del cane, molto utile perché di solito la gente si ferma per accarezzarlo e la prima cosa che chiede è il nome e dopo un secondo già l'ha dimenticato. Dall'altra i nostri riferimenti con su scritto "se mi perdo contattare Eli e Joe" e i nostri numeri di telefono. Ok, gli stiamo sempre dietro, non è che lo perdiamo mai di vista, ma siccome nella vita non si sa mai, una bella medaglietta personalizzata male non fa. Numero 11, il guinzaglio. Anche questo è un argomento un po' controverso. Noi abbiamo optato per un guinzaglietto molto leggero da 1,2 m, usato prevalentemente in casa per le sessioni di educazione o per evitare nei primi giorni a centrare la traversina. Un altro, quello che invece siamo per le uscite, è il modello Retriever, scorrevole con lunghezza regolabile fino a 2,60 m. Quest'ultimo è molto consigliato per l'educazione del cucciolo, in quanto da una parte l'ampia lunghezza non lo irrigidisce, dall'altra aiuta a spostare la testa del cucciolo da oggetti e o erbacce contaminate che possono esporlo a infezioni e batteri, soprattutto nel primo periodo in cui magari deve finire vaccini. Da ultimo, la leggera pressione che esercita lo porta a non tirare troppo durante le passeggiate. In futuro non escludiamo di prendere anche una pettorina da H o una Easy Walk, ma per iniziare riteniamo sia molto meglio un Retriever. Numero 12, sacchettini e porta sacchettini per la popò. Questi sono fondamentali perché il cucciolo può farlo un po' ovunque per strada. Si tratta di educazione civica e di buon senso oltre che di rispetto della legge. Al nostro Cooper piace giocare anche con il portasacchetti perché è leggero e facilmente trasportabile in bocca. Glielo lanciamo e lui lo riporta indietro. Che buffo! Numero 13, i giochini. Ci sono migliaia di articoli in commercio, tuttavia ce ne sono alcuni che secondo la nostra esperienza sono un po' più adatti a un cucciolo. Cooper ha ricevuto come regalo da amici e parenti tantissimi giochi, due peluche, due palline, un frisbee, un paio di corde, una pallina attaccata a una corda che lui adora, un giochino per stimolare le capacità cognitive, ha anche un Kong, un polletto e un porcellino che suonano stringendoli e un giochino molto utile che con delle protuberanze ruvide aiuta a pulire i dentini. Lui gioca un po' con tutti, soprattutto quelli in gomma morbida, ma quelli che preferisce di più sono quelli con la corda, il suo guinzaglio, bottiglie di plastica, portasacchettini, in generale tutti quelli che emettono un suono. Lo attraggono tantissimo e li usiamo anche in passeggiata perché a volte i cuccioli tendono a sedersi e a non muoversi e il suono li stimola a muoversi e a camminare verso la direzione del padrone. Numero 14, salviettine igienizzanti. Dal momento che è super sconsigliato fare il bagnetto al cucciolo prima che completi il ciclo vaccinale, se non su richiesta esplicita del veterinario, per garantirgli un'adeguata pulizia e igiene usiamo delle salviettine igienizzanti per animali. In media ne sono necessarie due, una per la parte inferiore del corpo tendenzialmente più sporca perché ha maggior contatto con il terreno e un'altra per la parte superiore. Al netto di alcuni specifici momenti in cui torna a casa particolarmente sporco o dopo aver messo le zampe nella pipì sulla traversina, il momento salviettine è alla sera, prima di andare a dormire. Fortunatamente lui lo vive come un gioco perché nel mentre ci mordicchia le mani, le braccia o sgranocchia un corno di cervo che gli hanno regalato gli zii. In realtà il suo obiettivo è afferrare la salviettina e quando ci riesce l'unico modo per toglierla dalla bocca è offrirgli un premietto in cambio. Numero 15, croccantini per puppies. Su questo tema ci siamo fatti consigliare dell'allevamento, perché ancora inesperti. Noi abbiamo preferito dare continuità a quello che Cooper già mangiava prima della consegna, ovvero i Monge Pappi, agnello e riso. Devo dire che gli piacciono molto e non ne lascia nemmeno uno nella ciotola, per cui direi super approvati. Numero 16, porta croccantini e bilancia.
Due altri accessori molto utili sono un secchiello o più in generale un contenitore dove poter riporre e prelevare agilmente i croccantini e una bilancia per pesarli. Molte aziende regalano dei misurini, ma noi preferiamo sempre pesare i pasti per garantire il corretto apporto calorico. Numero 17. Premietti e borsetta porta premietti. I premietti sono fondamentali se si vuole educare al meglio il cucciolo. Importantissimi sono qualità e gusto. Ricordatevi che più alta è la qualità, più il cucciolo è reattivo ai rinforzi e alle conferme. Noi siamo i croccantini Royal Canin Puppy, a cui i nostri amici ci hanno regalato anche dei rodini di pollo, che oltre ad essere morbidi e facilmente masticabili, sono soprattutto gustosissimi. Fanno un odore così buono che il cane impazzisce e fa qualsiasi cosa pur di mangiarne un pezzetto. La borsetta per i premietti è fondamentale per averli sempre a portata di mano, ma occhio che se il cane scopre che li avete lì dentro, l'agguato è dietro l'angolo. Numero 18. Ossetti da sgranocchiare. Ci sono dei momenti in cui è importante intrattenere il cucciolo, mentre facciamo la doccia, mentre bisogna lavare il pavimento o per farlo banalmente calmare. In questi momenti dargli un ossetto aiuta tantissimo. Noi ci siamo documentati molto e alla fine abbiamo scelto questi ossicini pressati in pelle bovina, controllando che tra gli ingredienti non ci fossero sostanze chimiche e cancerogene. Un'ottima alternativa è il corno di cervo, molto gustoso e resistente. Suggeriamo comunque di alternare. Numero 19. Una spazzola per cani. I cani, ma soprattutto i golden, perdono tantissimo pelo. Da questo non si scappa. Quando sono molto piccoli, un po' meno, ma più crescono, più ne perdono. Una bella spazzolata può aiutare a gestire questo problemino. Noi spazzoliamo Cooper almeno 2-3 volte al giorno e questa pratica direi che è molto utile per eliminare peli superflui o anche per sbrogliare gli eventuali nodi. La nostra spazzola è tra l'altro autopulente con un semplice click, quindi direi fantastica. Numero 20. Il seggiolino per la macchina. Per legge, ma anche e soprattutto per sicurezza, un cane non può circolare liberamente in auto, pertanto bisogna attrezzarsi per tenere il cucciolo lontano dal guidatore. Le alternative sono diverse. Noi abbiamo scelto un seggiolino con cintura di sicurezza per i primi mesi fino a che non impara a stare nel kennel, che sicuramente garantisce una maggiore sicurezza. Ricorda un po' una cuccetta in cui il cagnolino può riposare tranquillo e all'interno c'è una cintura di sicurezza con il moschettone che si lega al collare. Così il cucciolo è libero di muoversi ma non riesce ad uscire. Il nostro Cooper si fa profondi sonnellini lì dentro, già dal primo viaggio in macchina dall'allevamento verso casa. Ma passiamo ora ai 5 oggetti bonus. Numero 1. Una bella aspirapolvere potente. Noi abbiamo investito qualche soldino in più per comprare una Dyson Absolute Extra Pro. Oltre ad essere leggera, comoda e di design, è anche potente e super indicata per i peli dei cani. Tra l'altro non ha il sacchetto, quindi si svuota in pochissimi secondi ed è riuscita a conquistare Joe. Ormai è diventato il suo gioco preferito. Numero 2. Il mocio con lo spruzzatore integrato. È inevitabile che il cucciolo faccia la pipì per terra e anche quando la centra perfettamente può capitare che le zampette lasciano qualche macchietta localizzata in giro. Dopo aver testato il mocio classico con grande dispendio di tempo, abbiamo scoperto questo mocio con spruzzatore a nebbia molto più adatto per una pulizia pratica e senza fatica. Ottimo da tenere sempre a portata di mano, ha un altro importantissimo vantaggio: il pavimento asciuga in un quarto del tempo rispetto a qualsiasi altro mocio. Davvero top. Numero 3. Un robottino aspira e lava pavimenti. Anche qui abbiamo voluto investire comprando un Roborock S5 Max della Xiaomi. Oltre ad aspirare in maniera direi impeccabile, fa anche un ottimo lavoro nel lavaggio, che può essere impostato anche a zone dall'app dedicata. Noi ad esempio lo facciamo passare tutte le sere appena andiamo a letto, in modo che al mattino troviamo tutto perfettamente pulito. Super consigliato. 4. Un kit trasportabile per pappa e acqua con delle ciotole in gomma. Per tutte quelle situazioni in cui siamo fuori casa per molto tempo, per comodità abbiamo voluto comprare questa fantastica borraccia che divide acqua dalle crocchette tramite un separé all'interno. All'occorrenza basta staccare le due ciotole richiudibili dai moschettoni e il gioco è fatto. 5. Una telecamerina collegata con il wifi e con il cellulare. Questo non dovrebbe stare tra gli optional se siete come me, diciamo un po' ansiosi. Oltre che essere super economica, è anche molto comoda perché ruota a 360 gradi, rileva i movimenti, ha una visione notturna ed è telecomandabile tramite l'app dedicata, dalla quale si può anche registrare installando una semplicissima micro SD. Anche questa marca Xiaomi. In realtà abbiamo dimenticato un punto molto molto importante che abbiamo messo nella lista ma che vogliamo condividere con voi. Ovvero tanta tanta pazienza e soprattutto tanto amore. Tanto amore, perché loro sono così, sono monelli, però poi in realtà
ti donano tanto amore e cambiano completamente la tua vita.